approfitto di questo momento di pace interiore per augurarvi una buona, classicissima 2017. Che le stelle e la gloria siano con noi. Caro Castoro, quali sono le tue aspettative per oggi? Ma guarda, già essere arrivato a Barca è un grande traguardo. Un cinghiale, un paio di dichiarazioni, come ci si sente alla seconda partecipazione? Come dal regolamento, niente allenamento dall'ultima classicissima, quindi proprio malissimo. Speriamo di fare peggio quest'anno. Tutto bene, grazie. Molto in forma, un po' stanco, provato dai 2 giorni di festa del Shoot Contest, ma sensazioni positive, dai. Vediamo cosa succede. Un po' di freddo, forse stamattina. L'importante è vestirsi bene, idratarsi bene e alimentarsi nel modo corretto. Tutto a finirle in pie e con la bici sulle spalle, ecco. Va bene. Si punta a portare a casa un degno e onoroso risultato, senza pretese, insomma, dai. Si va per divertirsi, per lo spirito innanzitutto della classicissima e per tutti gli animali, ovviamente. Martedì 29 di agosto, siamo a 5 giorni dall'ottava edizione della classicissima. Le mie impressioni, sarà una corsa bellissima, forse la più bella di sempre, con tanti fan sul percorso, nuovi animali nel gruppo e almeno 4 possibili vincitori finali. I favoriti sono sicuramente lo Stambecco per il primo posto, si è allenato tanto, se lo meriterebbe, diciamo. In egual misura però anche il cinghiale lo vedo abbastanza agguerrito, anche lui si allena molto tra maratone, duathlon e quant'altro, senza dimenticare la forza mentale del cinghiale che è inarrivabile per chiunque. Sono d'accordo che non è facile essere favorita per la vittoria finale, almeno a detta di molti esperti. Ci vuole tanta, tanta forza mentale per non crollare psicologicamente sotto tutta questa pressione. La mia strategia quest'anno è molto semplice: non pensare troppo al risultato finale, ma piuttosto concentrarmi su cose che posso controllare. Outsider, io dico Pinguino e Passerotto. E durante la corsa l'obiettivo sarà divertirsi, dare tanto spettacolo e lasciare tutto su quelle gloriose strade della classicissima. Il Pinguino, salvo eventuali bidoni dell'ultimo minuto, come sua consuetudine, potrebbe fare anche lui bene. Beh, dopo la vittoria dell'anno scorso sarà interessante vedere se riuscirò a ripetere l'impresa. Le sensazioni sono buone, la preparazione è andata abbastanza bene senza infortuni, anche se forse qualche gelatino in meno ci poteva stare. La classicissima è vita, la classicissima è orgoglio, la classicissima è superare i propri limiti e scalare montagne simboliche e vere, come il flusso, pur essendo sempre fuori forma. Un saluto a tutti gli animali dal mini Stambecco dalle nostre alture di Sesana, con tutta la famiglia alle spalle. E con grosso rammarico che comunico che non parteciperò alla classicissima a causa infortunio durante allenamento, ma la famiglia sarà comunque rappresentata dal Stambecco Senior. Sarà una gara durissima, gli animali si stanno preparando.
Dopo un lungo inverno il salmone sembra essere ancora congelato dal lavoro. Lo stambecco si sta preparando anche nonostante un infortunio all'apparato visivo. Il cinghiale in forma più che mai e il passerotto si libra nei cieli della gloria in speranza di un trionfo in questo 2017 che lo vedrà sicuramente protagonista. Ecco. Scappa stambecco, scappa, scappa! Lo stambecco in fuga. Purtroppo Letos Namoran Prit Muli moia forma fisica ni ottimale Letos Cucar e Blalani in moia gente mi adesso mi è proibiero the Prit insomma. Obiettivo minimo primi tre, minimo. Scusa, adesso sarebbe un fallimento. Well, I'm sorry to cut you off. La classicissima, bellissimo. L'evento più importante dell'anno, non sono riuscito a partecipare, ma manca pochissimo ormai alla nuova edizione della classicissima 2017. Anche qui in India la tensione sale di giorno in giorno, soprattutto nei quartieri popolari come questo qui, la Nuova Delhi. I fedeli da giorni si stanno riversando nei tempietti di Ganesh, il dio della testa d'elefante, per rendere omaggio ai fiori per i loro beniamini animali. Via! Via! Beh, ma morbido! No fun for my baby, no fun. No fun for my baby, no fun. No fun to hang around, feeling that same old way. No fun to hang around, freak out for another day. Grande vittoria per la ILD. Volata lunghissima per il pinguino, veramente. Braccato dal cinghiale, stando sinistro. Voleva 30 secondi, una cosa l'abbiamo vista. Però. Sono partito lungo, stando dietro inizialmente a Marma. Salto di catena per lui e per il treno DF. Poi quarto dietro al passero, è partito il passero, mi sono attaccato a lui e poi a 150 sono andato via. Il cinghiale stava dietro 2-3 metri, lo controllava d'occhio. Vittoria quasi facile direi. Allora, testa del cinghiale. Ho un po' di sfortuna col salto di catena della marmotta, abbiamo fatto tutto quello che potevamo. E quindi inizia di sabotaggio. Maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, 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 well, come on.
fun to be alone. I said I'd be alone. I said I'd be alone. No fun. When I say come on, Ryan, I say come on, Ryan. Jangles and he danced for you. In worn out shoes, silver hair, ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. And then he'd lightly touch down. Told me of the times he worked with minstrel shows, traveling.